E stiamo ascoltando Morgan Altrove, la canzone migliore dell'ultimo decennio considerata dalla rivista Rolling Stone. La canzone italiana, la regia non è d'accordo, ma io voglio tornare indietro, voglio fare un passo indietro e tornare alle parole del primo brano che hanno segnato questo settimo viaggio, cioè quello di Phasma, che recita: per non farti piangere ho fatto l'impossibile. Cosa siamo diventati io e te? Via da me, via da questa città. Che meraviglia, ragazzi. Con Morgan siamo arrivati al 2003, ma vediamo un po', sbirciamo un po' in questo 2003. Ricordiamoci che anno è stato. Dopo 57 anni di esilio, i Savoia rientrano in Italia. Il 16 aprile poi Michael Jordan si ritira dalla pallacanestro con un'ultima partita con i Washington Wizards contro i Philadelphia. Il 27 febbraio negli States, a New York, viene approvato il progetto dei Giardini del Mondo, una struttura a spirale alta 541 metri che sorgerà a Ground Zero, a posto delle Torri Gemelle. Il Concorde vola per l'ultima volta dopo 27 anni di servizio. Questo era il 2003, ma diamo una sbirciata anche alle classifiche di quell'anno. Il primo posto era occupato da una hit, diciamolo, che fece sculettare mezzo mondo, anche la sottoscritta, e tutti diventammo esperti di bachata. Al primo posto appunto c'erano gli Aventura con Obsession, al secondo posto c'era la voce meravigliosa di Giorgia con Gocce di Memoria, e in classifica quell'anno c'era anche un grande manifesto di un gruppo storico del nostro paese, i Nomadi, una canzone scritta, incisa e contenuta nell'album Nomadi 40, alla cui stesura di testo e musiche contribuì Beppe Carletti. Il testo invita ad amare incondizionatamente, senza limitazioni né paure, amare così tanto da farsi male fino a morirne, una metafora forte che invita ad affrontare di petto qualsiasi problema che può capitarci nel corso della nostra vita. È solo qui a Radio CRT per i coraggiosi, per chi non ha paura di amare, i Nomadi con Io Voglio Vivere. Il silenzio, il senso e il profilo della vita tra le cose, e anche il buio serve ad immaginare la ragione che ci invita a provare. So che può far bene anche gridare per riscattare l'anima dal torpore. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi. Voglio morire di te, io voglio vivere, ma sulla pelle mia, io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Un po' precario, libero l'istinto, ciò che mi sostiene, emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare. Per questo problema non ho soluzione, io mi sento vittima e carceriere. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te, io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te, io voglio vita.
sta in mezzo a mille notti o forse più. Non servirà a tradire, semplicemente amare, qualsiasi cosa che ti dà di più. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle. E sono i Nomadi, brano del 2003, grande manifesto di questa band che continua ad esistere, a resistere, e deve farlo assolutamente perché tutti abbiamo bisogno dei Nomadi. Oggi 18 dicembre arriviamo appunto a celebrare questa data che ci riconduce a qualche evento particolare. Era il 1943 quando nacque un ragazzaccio. Nel 2003 la rivista musicale Rolling Stone lo ha classificato al quarto posto nella lista dei 100 migliori chitarristi del mondo. Dotato di una personalità forte e trascinante, ha condotto una vita frenetica, si deve dire, caratterizzata da eccessi con droghe, alcol, donne, sigarette, tour continui. Per il suo stile di vita sregolato e per il suo talento come chitarrista, Keith Richards è la perfetta personificazione del rock and roll. Keith Richards è sempre stato il perno attorno al quale hanno ruotato i Rolling Stones. Una dichiarazione famosa e molto cazzuta, concedetemi il termine, quella che dice proprio il chitarrista, dove assevera: io non ho mai avuto problemi con la droga, problemi solo con la polizia. Bene, festeggiamo il compleanno, 77 anni per questo ragazzaccio, e ascoltiamo Keith Richards con Key to the Highway. Gonna leave it running, 'cause one
ragazzaccio dei Rolling Stones. Sto parlando di Kate Richard qui a Radio CRT. Buon compleanno, Kate. Se ti ricordi di noi, magari mandaci un like. Bene, siamo nella famosa rubrica. Ce l'abbiamo un jingle? Regia, ce l'abbiamo un jingle? Non ce l'abbiamo. Sono le ultime uscite musicali. Il nuovo album del musicista. Ecco, ce l'abbiamo. Nuove uscite musicali, e appunto il nuovo album del musicista californiano Winter is for Lovers è un omaggio alle proprie radici e proprio a quel negozio di strumenti musicali di proprietà dei nonni in cui il giovane piccolino Ben ha trascorso gran parte della sua infanzia. Sono 15 tracce stringate all'osso, pensate come un'unica sinfonia di accordi e vibrazioni per raccontare le emozioni di una geografia che non conosce assolutamente confini. È interamente strumentale. Winter is for Lover riesce infatti a creare un immaginario di sensazioni e colori in quei tocchi delicati e carichi di emozioni tipiche del sound di Ben Harper. Sto parlando appunto di Ben Harper con Paris. Dicevo, non vi aspettate di sentire la voce di Ben Harper, perché non arriverà mai, perché questo album, che è l'ultimo dell'artista californiano, è solo ed esclusivamente californiano, e californiano strumentale. Però vi invito ad andare a guardare un po' i video, perché sono fantastici. Questo in particolare di Paris è ambientato in una sala molto spartana, piena di strumenti musicali, e c'è lui, fantastico, vero, come solo lui sa essere, che suona il suo bel strumentino. Ben Harper, Paris. Bene, andiamo avanti, siete sintonizzati su Radio CRT, io sono Edi De Michele, questo è il settimo viaggio di Mi Ricordo Quando. Parliamo di cinema, di attori. Beh, è stato redatto una classifica, i 25 migliori attori e attrici del XXI secolo sono stati selezionati in questa classifica redatta dal New York Times. Sono i più grandi fino ad ora, ovvero i più